3 febbraio 1974. In questa giornata nascono due gemelli, battezzati dall'acqua di un furioso temporale. È in questa partita contro il Cesena che vanno a segno per la prima volta insieme Pulici e Graziani, neogranata di 21 anni prelevato da una squadra di Serie B. Fermare Pulici con qualsiasi mezzo. È con questo ordine che i difensori scendono in campo. Ma giudicate un po' voi. Vi sembra possibile? La zebra si presenta imbattuta, ma il toro prima la addomestica, quindi la finisce con un micidiale 1-2 in 3 minuti. Il colpo di testa di Graziani anticipa Zoppo ed è l'1-0. I bianconeri poi perdono la testa e Gentile fa un fallo da rigore su Pulici. La realizzazione di Paolino è impeccabile. Così, alla 22esima giornata, il toro piega la Roma su un colpo di testa di Graziani. Poi, nella seconda frazione dell'incontro, ci pensa Castellini a fermare le incursioni giallorosse. Le combinazioni tra Sala, Graziani e Pulici sono giocate e effettuate ad occhi chiusi. I gol sono due e li firmano i due gemelli, ma potevano essere molti di più. Toro per vincere deve segnare addirittura 4 reti, invero tutte molto belle. Prima un pallonetto di Pulici, poi un suo colpo di testa su assist del gemello, quindi una staffilata di Zaccarelli ed infine ancora lui, Pulici Clone. A 4 giornate dal termine il Toro ha 2 punti di vantaggio. Contro il Cagliari, il Toro mantiene le distanze davanti ad un pubblico scatenato. Pecci apre le marcature con una sberla da fuori area. Raddoppia Ciccio, gol in mischia. Quindi un'azione da antologia. Con uno scambio velocissimo Zaccarelli-Pulici-Graziani-Zaccarelli, concluso prepotentemente in rete. Quarto pallone nel sacco ad opera di Pulici, che poco dopo si ripete sul rigore. Il tricolore è sempre più vicino. Sono i gemelli del gol l'attrazione maggiore del Toro. E Pulici e Graziani formano una coppia davvero bene assortita. Ognuno completa l'altro. Il primo arriva dalla Lombardia e sembra granata da sempre.
È infatti un giocatore che serba un rapporto particolare con i tifosi della curva Maratona. Un amore corrisposto che ad ogni gol prevede un saluto affettuoso. Il secondo nasce nello stesso paese della Lollobrigida, Subiaco, ed incarna una concezione del calcio basata innanzitutto su un termine, generosità. Ciccio è infatti un attaccante che non prende mai fiato, è sempre disponibile a lottare su ogni pallone, finanche ad arretrare, se è il caso, pur di aiutare la manovra della squadra. Un temperamento che lo rende essenziale per quel fattore fondamentale in un gruppo come quello granata. La vita dello spogliatoio. Toro a centro classifica nel campionato 80-81. In panchina Rabitti ad un certo punto abdicherà per Cazzaniga. Una stagione di transizione con la soddisfazione di un 2-1 alla Juve in un derby particolarmente polemico. Alla fine della stagione i gemelli si separano. Contro il Brescia, sotto la pioggia, come quando i due si erano incontrati, Graziani realizza la sua ultima rete con la maglia granata.